L'amministrazione comunale vuole porre al centro dell'agenda comunale questo sito. Questo è un simbolo oggi, un simbolo della rinascita. Riaprono gli scavi di Liternum e lo fanno grazie alla scuola Don Salvatore Vitale, che questa mattina ha organizzato la manifestazione dal titolo Musica e Legalità. Avremmo portato tutte le classi, noi abbiamo 1100 alunni, ovviamente abbiamo dovuto limitarci alle prime della centrale che sono circa un 200, però dando le indicazioni stamattina in tutte le classi del rispetto delle distanze nel percorso, del rispetto delle distanze a terra. È un piacere sentire queste urla che sentite anche voi, perché vuol dire che la vita riparte da questi ragazzini. Gli studenti si sono esibiti insieme alla fanfara dei carabinieri. A portare la propria esperienza di legalità anche il comandante della compagnia di Giuliano, il capitano Andrea Corazza e il tenente colonnello Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare. Di bellissima giornata da un duplice punto di vista ha parlato l'assessora Tonia Limatola. Tanto rivedere gli scavi riaperti a pubblico, ne ho raccontato per anni il degrado, adesso rivedere che accolgono la prima manifestazione dal vero è un gran segnale. Ripartire da qui per le scuole è anche il primo passo di quello che è il progetto dell'amministrazione, di questo assessorato, di avere cura e tutela del proprio territorio. Questo non sarà l'unico evento che metterà in luce gli scavi, assicurano sindaco e direttore. Faremo un evento importante il 18 luglio, lo dico in anteprima, Terra Viva sulla legalità, un premio nazionale, e verranno anche ministri della Repubblica. E su questo luogo avverrà qualcosa di molto importante, cioè dei lavori che consentiranno a questo spazio di essere meglio fruibile, lavori legati all'illuminazione, a nuovi percorsi, a una nuova narrazione appunto di questo spazio.